Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, siamo qua per la prima volta, vi presento la mia taverna barra cantina barra laboratorio, vi faccio vedere solo questo angolino che ho per ora messo in ordine con l'Amiga 500, come vedete alla destra c'è anche il robot Emilio che ci fa compagnia e niente, prossimamente vi farò vedere il resto del laboratorio con le altre cose che ho e inizieremo anche questa avventura, quando avrò sistemato, perché adesso per volta sto sistemando. E qui come vedete ho anche diversi floppy. Vedrete. Ma andiamo a testare il nostro Amiga 500 con l'H500 Plus. Come vedete l'ho fatto partire e è impostata a 14 MHz. Può arrivare fino a 42. Ma andiamo a vedere con Sysinfo. Come vedete c'è 1 MB di chip e 8 MB di fast già integrate nell'H. Andiamo a vedere Sysinfo. Come prestazioni non è male e quindi andremo a vedere il gioco WB Steroid come gira dopo averlo visto su e anche di Red dopo averli visti sull'Amiga 2000. Come vedete da 68.014,1 MHz e come velocità è anche leggermente più veloce di un'Amiga 1200 base senza fast, 1.18, quindi fa un MIPS e mezzo, 1.51 MIPS, e flops no perché non ha l'FPU. Quindi direi che con questa velocità, come vedrete, non vanno affatto male i due giochi che vi ho citato. Allora, ma partiamo con WB Steroid. Io l'ho già provato prima. Ma intanto che carica. Molto bello l'effetto, scusate. Mi metto. Un po' più a favore di camera. Così vedete un po' dell'Amiga 500, ma anche meglio il monitor. Ok, scusate, ma qui io sono un po' strettino, Ok. Togliamo il mouse. Ah, ma già preso in pieno, mi sono distratto. Ragazzi, mi ha già fregato. Oh, bello. Acceleriamo. Ah, ho accelerato un po' troppo. Rallentiamo. Perfetto. Oh, dai. Primo livello andato. Direi che gira molto bene, eh? Sul nostro Amiga buon vecchio Amiga 500, poi con l'H. Devo dire che è un'ottima scheda, vedete qua di video al computer che gli ho dato. Devo dire che con l'H di video al computer ha fatto un buon lavoro, eh? Ve la suggerisco perché è una buona scheda che dà nuova vita al vostro Amiga 500 e tra l'altro ha diverse funzionalità se andate a vedere i miei video precedenti che magari vi metterò il link in descrizione dell'H. Ma io andrei nell'iperspazio. Allora col tasto su si accelera, tasto giù dei direzionali. Si va nell'iperspazio e ovviamente con le direzioni destra e sinistra si ruota l'astronave. Adesso mi sono scocciato e faccio. Oh, ho beccato per il tempo. Gli ho fatto il pelo. Oh, ah. Mamma mia, ho accelerato troppo.
Oh, non riesco a prenderlo l'ultimo pezzettino. Niente da fare. Oh, perfetto. Stavo un po' impazzendo. Finito, terzo livello. Va bene, dai. Andiamo, direi che gira molto bene, sul 68.000 a 14 megahertz. Andiamo a vedere di red. Ok. Sto mouse da fa un po' le bizze. Ottimo. Mettiamo video. Ah, va molto bene anche lui, direi che si difende veramente bene il nostro Amiga 500 con un po' di fast e un attivino più di velocità. Questo gioco è veramente molto giocabile. Hanno fatto un ottimo lavoro, spero che lo portino avanti e spero che quindi riusciremo a avere il gioco completo. Se ci sarà il gioco completo, sicuramente lo acquisterò perché mi piace molto. Bene, diciamo che ci stiamo divertendo. Se vi è piaciuto questo video, mettete il like e se siete di passaggio iscrivetevi al canale se volete ricevere. Attivate la campanella così potete ricevere altre notifiche, condividetelo con i vostri amici. Se non vi è piaciuto, niente, va bene anche il dislike. Comunque, diciamo, ho fatto questo video perché volevo farvi vedere più che altro il mio 500, che è un po' che non lo vedevate, che l'ho piazzato qua nel laboratorio, barra taverna, barra cantina, ecco. Va bene, io vado avanti a giocare un po', ma tra un po' vado su che fa freschino qua giù. Arrivederci a tutti e alla prossima. Spero che abbiate visto bene il tutto. Eccolo qua, il bel 500. Alla prossima!